Quanto il politicamente corretto ha influito sulla società odierna? Continente nero. Dio, aspetta un attimo, quanto? Troppo. È una questione di forma, in che modo si dice. Oggi si pensa che si possono liberamente dire qualsiasi parola si possa usare. Hanno condizionato chiunque, nessuno parla più liberamente. Perché un tempo c'erano delle parole come handicappato che era riservato a qualche poverino che aveva un difetto fisico. Oggi handicappato è diventata una parola offensiva perché gli è stata data un'accezione diversa. Il formalismo di certe regole viene assolutizzata e stravolgendo il discorso. Ma a me non sembra che in realtà, sì, se ne parla, però mi sembra che le opinioni vengano comunque espresse. Abbiamo delle visioni un po' particolari, sbagliate nei concetti. È alto 2 metri. C'è più libertà. Le parole dipende sempre dal contesto, dal significato che gli dai, da come le dici, perché il senso poi è tutto il contesto. Un concetto detto in un altro modo può essere più pericoloso. Si usava un altro vocabolo, ma alla fine quello che si voleva intendere è sempre la stessa cosa. Prima di tutto ci deve essere una base di rispetto. Il rispetto non viene solamente dal termine, ma anche da un atteggiamento, da una definizione. E bisognerebbe essere più realistici. Non trovo questa disparità rispetto a prima, che ci sia una maggiore incisività sul dire quello che non si può dire o cercare comunque di frenare la parola delle persone, però comunque sostanzialmente ritengo che si continuino a esprimere le proprie opinioni. E prima si concedevano, ecco, anche delle espressioni più forti. Penso che fino a che ci sia dialogo in generale, cioè si sappia quello che uno sta di, con rispetto e tutto quanto, si può anche di. Poi per il resto sappiamo che c'è una linea di confine tra il politicamente corretto e l'eccessivamente essere sempre troppo politically correct.